Siamo al Teatro Tenda, è in corso la vaccinazione degli stranieri residenti nel territorio aretino, peraltro una bella fetta, sono 30.000 persone. Qui accanto a me, Monne, oggi un grandissimo lavoro. In quante lingue ti devi poi esprimere? È diverso, ora non lo conto più, perché ci sono persone sia dell'India, del Pakistan, Bangladesh, Nigeria, quelle che ho incontrato, anche in inglese abbiamo parlato. Come sta andando così di primo acchito questa vaccinazione? Allora, diciamo così, perché inizialmente c'è stata abbastanza confusione perché ci sono arrivate tantissima gente che non aveva prenotato, però non era possibile fare per tutti, perciò piano piano siamo organizzati, credo che ora sta andando abbastanza liscio. Si parla molto, no, di vaccini in quest'ultimo periodo, ecco, ci pare però che dal grande numero il messaggio sia stato recepito. Sì, sicuramente, perché fino a 2-3 giorni fa eravamo un pochino preoccupati perché credo che abbiamo fatto un po' di pubblicità in ritardo, e si pensava, speriamo che ci sarà gente, ma credo non dovevamo avere paura. Senti, un'ultima annotazione, noi vediamo che ci sono molte persone in realtà proprio provenienti da paesi come India, Pakistan, forse qui la sensibilizzazione è stata maggiore rispetto ad altri popoli, ad altre etnie. Diciamo così, siamo più mediatrici che sono Pakistan, Bangladesh, quelle che abbiamo contattato di più per quello che c'è stato, ma può darsi, non lo so, se c'erano altri mediatori di altri paesi coinvolti, non lo so. Almeno dove abbiamo sparso noi la voce sono venuti.